Bentrovati con il nostro aggiornamento meteo, una perturbazione nel cuore dell'estate, durante il solleone, il periodo normalmente più caldo dell'anno. Andiamo a controllare proprio le precipitazioni che stanno interessando la fascia adriatica, in particolare con questa perturbazione che raggiunge poi anche il sud, ma è piuttosto veloce, infatti poi durante il weekend lascia l'Italia per portarsi verso i Balcani. Attenzione però, i fenomeni saranno temporaleschi associati anche a colpi di vento. E dunque un venerdì perturbato, ma subito seguito da un sabato buono al centro-nord, salvo le ultime precipitazioni sul Molise e sul Basso Piemonte. La domenica soleggiata, qualche addensamento pomeridiano sui rilievi. Andiamo a vedere insieme però quello che succede anche al sud, perché i temporali arrivano sulla fascia adriatica e poi interessa una macchia di leopardo sabato le regioni interne, in particolare tra Calabria e Sicilia, le ultime acquazzoni sempre tra Bassa Calabria e Sicilia Ionica nella giornata di domenica. Chiudiamo con questa mappa colorata, abbiamo l'arrivo dell'aria fresca dalla Polonia verso l'Italia con i temporali nel corso delle prossime ore. Poi gradualmente con l'inizio della prossima settimana dall'Algeria, dalla Spagna, arriva un po' di aria calda, in particolare sull'Italia, che si accende di arancione. Avremo i primi 35 gradi all'ombra, la prossima settimana sarà caratterizzata dall'anticiclone africano. Queste le nostre informazioni, vi auguro un ottimo proseguimento.